Il mio percorso è un percorso semplice, un percorso di tante famiglie. Il mio padre era contabile in Romania, la mia madre era infermiera in ospedale. Alla fine del comunismo c'era una crisi economica e le prime vittime della questa crisi erano le persone le più marginalizzate, i Rom. E hanno perduto i suoi lavori e siamo in una situazione economica che non mi permette di vivere in dignità. Il mio padre ha deciso di partire come fanno le altre famiglie Rom. Nel 97 non c'era l'Unione Europea, la Romania non era l'Unione. E per noi, siamo partiti clandestini, era un viaggio molto pericoloso. Ma finalmente siamo arrivati nel Baraccopoli, casa di 900 a Roma, grande, miserabile, terribile Baraccopoli. Per noi era una trauma di arrivare in questo posto orribile, perché io quando sono partito e le mie sorelle sognavamo molto l'Occidente, l'Italia, Francia, per me era il paese dell'albero con arance. E ho sognato di vedere l'albero, ma non ho visto niente di questa bellezza. Siamo stati in queste condizioni di umilianza, la paura, dei sgomberi, i topi, il fagno. Era terribile per noi. La mia madre non dormiva nella notte perché sguardava noi a causa dei topi. Poi siamo riusciti a partire a Francia, perché la scelta del mio padre era Francia, perché lui amava molto gli scrittori francesi, Balzac, tutti questi. Amava molto la storia di Francia, perché era il paese dei diritti umani. Quando siamo arrivati in Francia, anche lì abbiamo vissuto condizioni molto difficili, precarie. Abbiamo vissuto la violenza della polizia, ma siamo sfortunati perché abbiamo incontrato una donna, professoressa, sì, che ha vissuto in noi la nostra situazione, la ingiustizia, perché ha incontrato la mia mamma quando chiedeva limone. Questo è un traumatismo anche oggi, di umilianza, perché non è un scelto di mendicare. Veramente ogni volta quando ho visto mia madre che mendicava, piangeva. Questa donna l'avevamo incontrato così e lei ha visto nella nostra situazione l'ingiustizia e la violenza che ne era fatto, e ha voluto mi aiutare a recuperare la nostra dignità. Mi ha dato una mano per riuscire a avere accesso alle condizioni di vita umane, avere accesso a una casa. Era una lotta amministrativa che ha durato mesi e mesi per riuscire a ottenere una casa sociale, per andare alla scuola. Io e le mie sorelle siamo andate alla scuola, e per il lavoro anche più tempo ha preso, perché ci necessita un permesso di lavorare. Sì. E finalmente abbiamo ottenuto tutto. Queste cose che infatti sono condizioni di vita normali, e quando le hai, quando hai queste condizioni, non sai che è un privilegio. E ho deciso di divenire avvocata. Oggi sono alla scuola di avvocatura a Parigi, perché credo che è necessità di difendere i più deboli, di difendere i diritti umani di tutti, e mi interessa tutte le cause giuste, non solamente le cause dei Rom. E un giornalista, un francese che ha conosciuto la mia storia e che mi ha proposto di scrivere questo libro, ma la prima mia reazione era di rifiutare, perché era veramente difficile, non ho parlato mai della mia storia agli altri. Tutti i miei amici lo sanno che io sono Roma, perché io ho voluto
sempre ho voluto dire sì, sono rom, ma sono la nera della classe, per esempio, e non ho voluto vergognarmi della mia identità. E quando la mia madre veniva nel centro davanti alla scuola dove siamo noi, lei si nasconde perché non vuole che gli altri ragazzi la riconoscono che sia la mia madre e la riconoscono che era una rom, una donna rom, perché non voleva farmi vergogna. Per me questa cosa non è possibile, perché la mia madre è la mia migliore madre del mondo. Ho deciso di dirlo, ma non ho mai detto la mia storia, tutto che lo abbiamo attraversato per arrivare in una condizione di vita normale. E poi ho deciso di farlo, anche se mi costa molto a me personale, è veramente difficile di mettersi a nudo, di dire la sua esperienza personale, perché ho voluto cambiare l'immagine dei rom. Si parla molto dei rom, ma mai non si sentono le rom, non si dà la parola ai rom. E ho deciso di scrivere per dare una immagine più prossima della nostra verità, della nostra identità. Ho voluto cambiare la nostra immagine agli occhi dei gente che non sono rom, dei gage, ma ho voluto cambiare l'immagine dei rom su se stesse, perché io lo so che sono molti, molti rom che anche loro hanno un'immagine molto cattiva di loro, di noi. Sono rassegnati, sì, da questa umilianza, da questa situazione. E quando sei in questo stato di spirito non puoi cambiare niente, accetta la violenza, accetta tutto che si passa, e credo che noi, i rom, possiamo portare un cambiamento vero, un cambiamento, una società più giusta. E anche la ragione perché ho deciso di impegnarmi in associazione, la Voix des Rom, che era il direttore della Voix des Rom, sono di 5 anni attiva da questa associazione, ma anche in altre. Tutte le politiche di integrazione non sono fatte dai rom, sono fatte dagli altri. E la prova è che non ha funzionato, da 30 anni si fanno politiche di integrazione e non ha cambiato niente. E credo che la soluzione per il cambiamento vero deve venire da noi. So che non è facile, noi proviamo di organizzare i rom che vivono nei baraccopoli in Francia, a Parigi, con la nostra associazione. Non so come è difficile fare questo, perché i rom sono molto resignati, accettano la violenza che le fate e non hanno di più speranza. E noi proviamo di fare rinascere questa speranza e funziona. Noi abbiamo un ufficio giuridico che si chiama Avvocato Romano, l'avvocato di Rom. Possiamo aiutare i rom che sono vittime di discriminazione, di rifiuti di diritti. Noi siamo capaci di parlare romanese con le persone che vengono, perché anche io sono rom. Il semplice fatto di parlare romanese con le gente che vengono e di dirle che anche io sono vissuto nelle stesse condizioni come te, si crea una relazione di fiducia. È una relazione uguale, questo è il più importante. Io non sono qui per darti un aiuto, ma ti do una mano perché tu ti puoi difendere le sue diritti. Noi gli diamo solo un numero di telefono e diciamo: se hai un problema, vieni, mi chiami e vieni tu a me e ti può dare una mano. E questa situazione funziona. No, io non dico che dove solamente i rom fare qualcosa per loro stesso, ma voglio dire che sicuramente i rom e i non rom devono lavorare insieme, ed è perché la questione rom non riguarda solamente i rom, ma riguarda tutta la nostra società e la rappresentazione che abbiamo
di un cittadino e di un essere umano finalmente. Sono gente che strumentalizzano la situazione delle donne rom per accusare la nostra comunità rom, che sì, vedi che loro maltrattano le sue donne e sono non civilizzati, non possiamo aiutarle perché loro sono persone cattive con le donne. Prima io voglio dire che il patriarcato non è qualcosa rom, non è niente della cultura rom qualcosa, perché si trova anche nella cultura italiana, francese, spagnola e tutto, credo che è qualcosa che è su tutta la terra. È vero che la situazione dei donne rom è difficile nella comunità a causa del fatto che le donne rom sono dominate dei rom. La verità è la violenza politica e sociale che soffre tutta la comunità rom. Quando sei un uomo rom e che un poliziotto viene a picchiarti davanti al tuo figlio adolescente e ti sputa nel faccio davanti al tuo figlio, hai perduto la tua dignità. E io credo che una maniera, ma sicuro non è la buona maniera, metodo, di regagnare un po' di onore, dignità e al suo turno di lui anche dominare qualcun altro, qualcuno di più febbole. Chi sono le più febbole nella comunità rom? Sono le donne. È un fenomeno razionale e logico che si può trovare in tutte le comunità marginalizzate, non solamente le rom. La soluzione può venire dell'amore, perché infatti la sola cosa che ne unisce le donne rom e i rom è l'amore tra noi, l'amore di figlio della mamma, l'amore tra sposi, l'amore per tutti. E oggi sì, sono roma, sono rumena, sono francese, e forse domani sono un po' italiana e un po' americana. Io credo che l'identità, tutti abbiamo un'identità multiple, non abbiamo una sola identità. E noi rom siamo cittadini in tutti i paesi d'Europa, ma in nessuno stato siamo considerati veramente come cittadini. Siamo sempre considerati come stranieri. Grazie a tutti per ascoltare. Grazie.